Attenzione, sta per cominciare! Production! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su Heavy Rain. Allora ragazzi, io reintroduco un'altra cosa a cui io ci tengo. Come nello scorso video, io vi chiedo gentilmente se potete seguirmi anche sulla mia pagina Twitter, link che potete trovare anche andando semplicemente sul mio canale. Adesso lo trovate nel nuovo banner che ho messo sopra, che ho cambiato, dove c'è scritto praticamente il nome del mio canale. Trovate anche il link, diciamo il mio nome su Twitter. Potete cercarmi su Twitter con The K Production, questo è il nome, The K Production, The si intende TH e si scrive. E c'è anche la mia pagina Facebook, quella però non gestita da me, ma gestita da un mio fan, di cui io vi metterò il link sempre in descrizione, o comunque lo trovate nei vecchi video anche della serie di Heavy Rain. Allora ragazzi, oggi riprendiamo con questo video, riprendiamo proprio dall'ultimo momento da cui ci eravamo lasciati. Abbiamo visto che brutta... Io, ve lo giuro. Che altro succede qui? Non ho niente a che fare con quella storia, non sono un assassino. E perché sei scappato quando volevano interrogarti? Era in libertà condizionata, mi ero dimenticato di firmare. Non volevo tornare in prigione. Ho visto i poliziotti e sono impazzito. Non ragionavo più. Abbiamo verificato. Ha un alibi per almeno 3 omicidi. Merda, era il colpevole perfetto. Cazzo! Esci. Ok. La madre di Sean Mars è qui. Vorrebbe parlare con voi. È stato qualche mese fa. Nel cuore della notte. Pioveva dirotto. Ethan rientrò a casa fra 10, erano circa le 3. Gli chiesi dove era stato. Lui disse qualcosa, affogare, pioggia. Non aveva alcun senso. E c'era qualcosa. Qualcosa nei suoi occhi. Come se non fosse davvero lui. Forse non significa nulla. Il giorno dopo ci fu un'annuncio su un'altra vita. L'assassino per me. Tenente Carter Blake, e questo è l'agente Norman Jaden dell'FBI. Stando alle nostre informazioni, Ethan Mars è un suo paziente. Vorremmo farle qualche domanda su di lui. Mi dispiace, ma questo è impossibile. Come ha detto, scusi? Ho il vincolo del segreto professionale. Non posso parlare dei miei pazienti in nessuna circostanza. Il mio lavoro è quello di trovare Sean Mars vivo, e non me ne frega un cazzo di tutte le sue stronzate. Insistere in dura compassione. La vita di Sean Mars potrebbe dipendere da lei. Ci dica quello che sa, dottore. Mi dispiace, non posso aiutarti. Ora devo chiedervi di uscire. Le conviene collaborare. Dico per il suo bene. Convincere. Sono certo che lei non ha intenzione di proteggere un assassino. Se sa qualcosa, ce lo dica. Era forse una minaccia? Era solo un consiglio spassionato, Doc. Dovrebbe seguirlo. Aiuta. Dottore, c'è in ballo la vita di un bambino. Forse potrebbe aiutarci a salvarlo. Chiamerò la polizia e presenterò un reclamo per il suo comportamento. Dottore, lei sta tirando troppo la corda. La sola cosa che voglio è salvare la vita di quel bambino. Adesso lei sarà bravo e mi dirà quello che voglio sapere. Altrimenti andrà a finire che perderò la pazienza. Ma che cosa fa? C'è impazzito. Non inficiate. Questo tizio sa qualcosa e non me ne andrò finché non avrà parlato. Oh.
Allora, ma vedi un po'. Oh, avanti, Doc. Con le buone o con le cattive? Sta a lei decidere. Oh! Se non lasci subito quest'uomo, sarò costretto a fare rapporto e tu perderai il caso. Che cazzo di problema hai, Norman? Te la fai sotto? Non vuoi salvare il piccolo Sean Mars? Voglio salvare Sean Mars tanto quanto te, ma non per questo infrango la legge. Quindi piantala immediatamente con queste stronzate. Huh. Ethan Mars soffre di problemi psichici da quando è morto il suo primo figlio. Si sente colpevole per l'accaduto. Una sorta di ossessione. È perseguitato da visioni di corpi che annegano. Qualche settimana fa, al termine di una seduta, ho trovato questo per terra. Deve essergli caduto dalle tasche. Un origami. Ci vogliono far credere che Ethan... Che poi che cavolo c'entrava la ragazza che prima è uscita il faccione della ragazza? Nel video scorso. Buon poliziotto. Cioè che cosa? Che ho... Se non sbaglio c'era un trofeo che diceva buon poliziotto e cattivo poliziotto. Però io mi sono comportato bene. Recupera tutte le unità disponibili per trovare Ethan Mars. Voglio un uomo davanti a casa sua giorno e notte. Informa tutte le agenzie per avviare le ricerche. Voglio pattuglie in stazioni, aeroporti e fermate degli autobus. Ogni singolo poliziotto deve stargli addosso. Dobbiamo sempre sapere dov'è. Sì, Ethan Mars è l'assassino dell'origami. No, non può essere. Se ti piacerebbe, allora lui si faceva le autoprove da solo. E che è deficiente. Rapisce il proprio figlio. Intanto adesso giocheremo con il cicciottello, Scott. Scott. Che si è scottato, vediamo. Oh. Che posto strano. Oh, eccomi. Sto giù. Ah, vedi, eccolo là. Chissà di che cosa parleremo. Bene, un vecchio amico. Parliamo con questo. Bel tiro. Grazie. Venga, signor Shelby. Prende un caffè? No, grazie. Lei gioca? Ho provato una volta e il proprietario del campo ce l'ha ancora con me. È uno sport interessante. Richiede forza, ma anche sangue freddo e precisione assoluta. Che ne dici di giocare un po' con me? Qui non c'è alcun pericolo di rovinare i tiri. Ok. Tolga la giacca e prenda una mazza. Mi metto a giocare a golf. Bello. Questo chi è? È un tipo ricco, si vede. Le palline sono lì. L'avevo visto, grazie. Prendi una palla. Intanto ecco, calpestiamo altre due palle. Metti la palla. È proprio perfetta, mi raccomando. L'importante è impugnare la mazza nel modo giusto. Quando è pronto, tiri. R1 L1 per un corretto tiro, premere su, abbattere giù e pam! Beh, solo la prima pallina. Provi a metterci più forza la prossima volta. Vediamo lui che cosa fa, se la danno i coglioni, cosa fa? Boom! Presumo che non mi abbia invitato solo per giocare a golf, vero? Ho sentito che lei è interessato a mio figlio. Ah. Esatto. Vorrei capire se Gordy è collegato alla scomparsa di quei bambini.
R1 L1 guardare su e abbattere giù. Mio figlio non ha niente a che fare con quella storia. Allora non ha da preoccuparsi per qualche domanda. Vediamo cosa fai adesso tu, oppele! Indagare su mio figlio è una perdita di tempo. Gli ho già detto che non c'entra. Che bel panzo! Con tutto il rispetto, signor Kramer, sono io che decido su chi concentrare le mie indagini. Questo è il padre di quello dell'altra volta. Intanto mo... Ah! Sono un uomo influente, signor Shelby. E pago molto bene la fedeltà. Sta cercando di comprarmi? Diciamo solo che sto cercando di sondare i suoi interessi. Quanto godi per lasciare in pace mio figlio? I soldi. Temo mi abbia frainteso. Non mi piace questo gioco. Mi allontano da mio figlio, se non scendi. Altrimenti se ne pentirà. Buona giornata, signor Kramer. Quello continua a giocare. Boom. Beh. Vediamo un po' come andrà avanti questo. Oh! Attenzione, attenzione, attenzione. Di nuovo lui. Di nuovo lui. Di nuovo Ethan. Che cavolo combinerà stavolta? Giovedì 7:47, 77,7. Il nome preferito di sto tipo che mi ha dato sto livello era il 7. È lì dentro. Ovviamente in un posto strano sarà. Pure il toppo, due toppi. Che posto. Cosa c'è là? Un dragone, che è? Lucertole di porcellana. Sembrano nuove e fuori luogo rispetto a tutta questa vecchia robaccia. C'è qualcosa dentro. Qui c'è stato un incendio, è tutto bruciato. Sean, dove sei? Sean! 9711 Marble Street, il posto è giusto. Ma cosa dovrei fare in questo immondezzaio? Il dolore è ricominciato. Le medicine hanno smesso di fare effetto. Ma se non l'hai nemmeno presa, che non te l'ho data, cosa devo fare? C'è qualcosa qua dentro, È pieno. Ah, c'è una chiave. Prendi la chiave. Mi sento ancora molto debole. Faccio fatica a reggermi in piedi. Infatti, vedi, stava l'icona verde della lucertola, quindi... è la giusta. Oh, che altro c'è qui dentro? Oh mio Dio, un televisore rotto tra l'altro. Qua tutto a fuoco è andato. Premere play. Ma da quanto tempo ci sta qualcosa acceso così? La batteria non si è mai consumata? C'è un tablet davanti a me. Premi il tablet. Sei pronto a soffrire per salvare tuo figlio?
Hai 5 minuti di tempo per tagliare la falange di una delle tue dita di fronte alla telecamera. Se ci riuscirai, avrai la tua ricompensa. Che cosa? No! 5 minuti. Per fare cosa? Tagliarmi un dito. Non se ne parla. Oh Madonna, la mannaia. Oh mio Dio, si deve tagliare il pene. Oh mio Dio. Un dito, vabbè. E mo? Non posso. Non posso farlo con quello. Ti prego. Non posso farlo con quello. No, che fai? Lo ficchi? No. No, è indeciso. Tra poco il dolore sarà insopportabile. Devo trovare il modo di alleviarlo. Devi alleviare il dolore. Alleviare il dolore. Non posso farlo. Devo pensare a qualcosa. Ah, qui c'è un cassetto. Qui c'è un cassetto. Cosa c'è? Mi restano ancora 4 minuti e 30 secondi. Che cos'è questa roba? Devo disinfettare la ferita se voglio avere una possibilità di sopravvivenza. Poggia tutte le cose che trovi, tutte le cose che trovi. Vediamo se troviamo qualche altra cosa di utile. Cosa c'è qui? C'è acqua. C'è acqua. Aqualand, vediamo. C'è l'acqua. Oh, sul dito. Che fai? Ti sciacqui la faccia. Ancora che ti viene un attacco di svenimento proprio. Oh mio Dio. E adesso? Potrei riuscire a farcela solo prendendo le decisioni giuste. Ci deve essere un modo. Che altro devo prendere? Che altro devo prendere? Cosa c'è qui? Oh Madonna. Ci sono tante... Ci restano ancora 4 minuti. Ci sono ancora tante robe qui, a quanto pare. Lì cosa c'è? Cosa c'è per te? Oh mio Dio! È così cruento, lo dobbiamo fare. L'ha fatta apposta il bastardo. Ho tanti attrezzi con cui poterla farla finita, ma io non voglio. Voglio trovare un'altra soluzione. Intanto qua cosa c'è? No! Non ti mettere seduto come un coglione, che il tempo passa e il tipo vuole vedere come ti tagli il pene. Che poi non si taglierà il pene, ma si taglierà il dito a forma di pene, va bene. Oh, intanto qua c'è il bagno. C'è qualcosa qua? Non c'è niente. Aspetta, sì, c'è qualcosa qui dentro. Cosa c'è? Hai trovato quello che volevi? Bene, e adesso? E adesso? Ti restano ancora 3 minuti e 30 secondi. Come faccio adesso? Bevi il grappino. Ah, così ti farai meno male. Bevi il grappino. Sì, bevi il grappino. Perfetto. Bevi ancora un altro po' di grappino. Vai, vai, bevi. Penso che basti. O ancora, altro grappino. Vai. Penso che sia abbastanza ubriaco. Ah, pure, installazione completata, perfetto. Ok, sì, sei abbastanza fatto. Adesso... Oh mio Dio. Oh no. Oh mio Dio. Respira. Fallo. Oh mio Dio. Oh mio Dio. No, diventiamo Assassin's Creed! Oh, no! No! No, Assassin's Creed, ci voleva Ezio qui! No, si è tagliato il pene! No! No, dai, mo basta piangere che ti sei fatto il grappino. Dai, al disinfettante.
disinfettante, veloce, disinfettante, figlio di puttana! Disgraziato! Oh. Oh. No, no, no! Oh no! Oh madonna! Madonna! La cantante, madonna! Dai! 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 Basta, che vuoi bere il grappino? Sotto la scrivania. Cosa sotto la scrivania? Che? Che c'è sotto la scrivania? Che c'è sotto la scrivania? Ah, bastardo! Stava nascosto qui sotto, potevo trovarlo prima! Ah, figlio di puttana! Ah. Ah. Oh, vediamo sta cazzo di indirizzo che io ti avevo già detto che potevi farne a meno. Vediamo il video. Oh, il bambino è già arrivato a quel, a questo punto. Ah. Roosevelt, beh, si capisce che è Roosevelt. Mannaggia a te. Alzati. Non ci voleva tanto. Certo che ci sono cose un po' deficienti di questo gioco. Cioè, come faceva? Poteva già provare a indovinare quale fosse l'indirizzo. Ok. Va bene, adesso basta. Per oggi abbiamo fatto, è stato un video completo. Dito prezioso, trofeo guadagnato. E intanto l'abbiamo perso il dito prezioso, la faccia. Hai sbloccato un nuovo bonus. E io non mi interessa adesso vedere quello che succede mo. Bene ragazzi, allora io spero che questo video vi sia piaciuto. Abbiamo fatto di tutto in questo video, finendo proprio col farci la bua. E finisce qua questo video.